In questa fase, però, detto questo, in questa fase del ciclo economico era giusto dare e non prendere, e così abbiamo fatto. Il governo non ha mai aumentato le tasse, con la sola eccezione delle tasse sugli extra profitti delle imprese del settore energetico. Queste aziende, come dicevo ora per quanto riguarda i produttori di rinnovabili, ma è vero anche per altri comparti, hanno registrato utili senza precedenti, solo a causa dell'aumento dei prezzi dei combustibili fossili. Un aumento che allo stesso tempo penalizza la maggioranza dei cittadini e le imprese. È stato giusto chiedere alle imprese del settore energetico di contribuire di più ed è essenziale che lo facciano, invece di rimandare o addirittura evitare di pagare quanto gli è richiesto. Per le altre aziende, per i cittadini, il governo ha iniziato un percorso di riduzione delle tasse, per quanto compatibile con l'equilibrio di bilancio e con il tempo che ci è stato dato. Mi riferisco all'abbattimento dell'IVA sulle bollette, alla revisione dell'IRPEF, alla riduzione del cuneo fiscale. L'obiettivo è stato quello di iniziare a rendere il fisco più leggero e allo stesso tempo più equo. Eliminare ingiustizie e opacità non vuol dire aumentare le tasse. Questo è lo scopo della riforma del catasto: aumentare la trasparenza sui valori delle abitazioni, fare emergere le cosiddette case fantasma su cui i proprietari non pagano nulla o meno di quanto dovuto. Abbiamo avviato la riforma della riscossione e ci siamo impegnati perché non ci fossero nuovi condoni prima del completamento. L'evasione fiscale non deve essere né tollerata né incoraggiata. Questa agenda di politica economica ha avuto chiaramente un impatto positivo sulla crescita. Il prodotto interno lordo è aumentato del 6,6% lo scorso anno e la crescita acquisita per quest'anno è già del 3,4%. Siamo tornati ai livelli di PIL che registravamo prima della pandemia, in anticipo rispetto alle stime della Commissione europea. Secondo il Fondo Monetario Internazionale cresceremo più di Francia, Germania e della zona euro nel suo complesso. Anche il tasso di occupazione è cresciuto e ha toccato i livelli più alti dal 1977. Che è l'inizio delle serie storiche. A giugno di quest'anno c'erano 900.000 occupati in più rispetto a febbraio del 21, di cui quasi il 40% con contratti a tempo indeterminato. Il mercato del lavoro italiano continua però a essere caratterizzato da stipendi bassi e precarietà diffusa, soprattutto tra i giovani. La pandemia e il ritorno dell'inflazione hanno colpito in modo particolarmente severo i più deboli. Tuttavia, l'aumento dei posti di lavoro, il taglio delle tasse per le famiglie, le corpose misure di sostegno hanno permesso di frenare l'aumento delle disuguaglianze. Il governo si è mosso in modo particolare per sostenere le famiglie. Con la riforma dell'IRPEF e l'assegno unico per i figli, abbiamo stanziato a regime quasi 14 miliardi in più per le famiglie, riorganizzato e semplificato i benefici fiscali. Abbiamo aumentato la durata del congedo parentale, esteso il diritto all'indennità di maternità e a nuove categorie di lavoratrici, riformato l'assistenza ai non autosufficienti. Abbiamo consentito a decine di migliaia di giovani con meno di 36 anni di acquistare una casa con tasse ridotte e mutui garantiti dallo Stato.
Pensate che nella seconda metà dello scorso anno le richieste di mutuo di coloro che hanno meno di 36 anni sono cresciute del 54% rispetto a un anno prima.